esperienze che riferisco in questo volume mi sono capitate nell'estate del 1902. Sono sceso nei bassi fondi di Londra con una disposizione mentale paragonabile a quella di un esploratore. Sono sfinito, sconvolto. Ho i nervi a pezzi per ciò che ho visto, per le sofferenze che questi spettacoli mi hanno causato. Sono nauseato di quest'umana voragine infernale che ha nome East End. Le strade traboccavano di una razza nuova e diversa, uomini e donne bassi, dall'aria disperata e fradici di birra. Continuavamo a procedere per miglia e miglia di mattoni e squallore, e da ogni traversa e da ogni viuzza non si vedeva altro che mattoni e miseria. Qua e là un uomo o una donna ubriachi e traballanti litigavano riempiendo l'aria di grida oscene. Per loro non c'è posto nel tessuto sociale e tutto nella società li manda a fondo finché non muoiono. In fondo all'abisso sono deboli, istupiditi e intontiti dall'alcol. L'ingranaggio del mondo continua a girare sopra le loro teste e loro non si preoccupano di prendervi parte e nemmeno ne sarebbero capaci. E poi l'ingranaggio del mondo non ha bisogno di loro. Ce ne sono tanti altri, molto più adatti di loro, aggrappati fortemente allo sperone di roccia più in alto, altri che lottano tenacemente per non scivolare.